Torna il rumore degli autobus in città, poche corse per il momento a Teramo e pochi utenti. Il massimo previsto sono 12 passeggeri per ogni bus. Teramani comunque rispettosi delle regole sul trasporto, in fila, con le giuste protezioni e con gli autisti che forniscono loro le esatte direttive. Ma vediamo di ricapitolare cosa bisogna indossare prima di salire su un mezzo pubblico. È obbligatorio portare la mascherina e i guanti sono auspicabili, perché poi comunque nell'autobus uno prende, tocca maniglie e altre cose, quindi è una precauzione da adottare sicuramente. Soddisfazione dunque su come stanno andando le cose sui mezzi pubblici in questi primi giorni di riapertura. Il Comune di Teramo intanto si appresta a rimodulare l'intero trasporto urbano in vista della ripresa dell'attività dei negozi prevista per il 18 maggio, con un occhio anche al prossimo settembre, quando riapriranno scuole e università. Con queste disposizioni, autobus che prima portavano a pieno regime in periodo scolastico anche 110 persone, oggi non ne possono portare più di 11-12, quindi si è ridotto al 10% la capacità, e questo ci implica a fare dei ragionamenti da qui al futuro. Non potendo sostituire un autobus con 10 autobus, dobbiamo capire come utilizzare questa città, e la vogliamo utilizzare. Stiamo iniziando un procedimento per organizzare ad esempio le entrate e le uscite degli uffici pubblici, ma anche e soprattutto delle scuole, che poi sono l'elemento che utilizza di più poi il trasporto pubblico, soprattutto in due fasce orarie particolari, cioè la mattina quando si entra e al giorno quando si esce. Dobbiamo ragionare su questi elementi e far sì che di non avere dei momenti in cui c'è una massima affluenza, ma cercare di spalmare nel più ampio orario possibile. E poi un appello finale all'utenza che ricomincerà a viaggiare quotidianamente sui bus pubblici. Di continuare a rispettare, cosa che hanno fatto già abbastanza bene nelle settimane precedenti, ricordo i weekend festivi dove veramente la città era vuota. Stanno continuando a rispettare le prescrizioni date sia dai decreti che dalle ordinanze. Capisco il momento che c'è, perché dopo ormai 55 giorni è particolare, però veramente stiamo facendo uno sforzo tutti, ma lo stiamo facendo nell'interesse generale e di salute in modo particolare.